Siamo con De Filippis, che è stato sicuramente uno dei protagonisti in questa sfida contro lo Sperlonga, ritorno di Coppa Lazio, una partita che si è messa subito benissimo per voi dopo una vittoria sofferta nella gara di andata, era tutto quello che serviva, poi avete gestito bene. Quali sono le tue impressioni? Beh, ce l'eravamo complicata già all'andata, però siamo entrati col piglio giusto, con la concentrazione giusta e niente, abbiamo messo subito un po' il risultato diciamo dalla nostra parte, anche se poi alla fine ecco, le partite a calcetto non finiscono, a calcio a 5 non finiscono mai, sempre sul filo del rasoio, però ci siamo riusciti a portare a casa questo passaggio del turno importante che ci tenevamo e niente, è andata bene. La vostra squadra ha mostrato una grande personalità, soprattutto nelle battute iniziali, nella parte finale, come hai detto tu, probabilmente un po' di distrazione ha risultato ormai acquisito. Dove dovete migliorare secondo te? Proprio su questo fatto di concentrazione, proprio dall'inizio alla fine. Tante volte sbagliamo l'approccio all'inizio, poi però ci riprendiamo, esempio la Pisana, che siamo partiti 3 sotto, poi l'avevamo ripresa, invece all'ultimo ce l'hanno portata via, ci hanno portato via 3 punti da casa e niente, solo un fatto di concentrazione, dobbiamo rimanere concentrati dall'inizio alla fine e ce la possiamo giocare non con tutti, ecco, fatta da giocatori, tutti buoni giocatori, niente, dobbiamo lavorare, comunque stiamo lavorando, quindi i risultati un po' vengono da nostra parte. Ci ha messo tanta volontà, Ruscito che è qui accanto a noi per quanto riguarda la formazione dello Sperlonga, ma non è stato sufficiente, è stato un inizio sicuramente molto brutto da parte vostra, è stato quello che poi alla fine ha deciso la qualificazione, sei d'accordo? Sì, abbiamo iniziato con un parziale brutto di 3-0, ci ha un po' diciamo fatto calare di tono, però alla fine abbiamo reagito, ma ne è servito, mancavano 2-3 minuti alla fine della partita, abbiamo fatto il 5-3, dovevamo fare altre 3 per andare almeno ai supplementari, quindi niente, è andata così. Bene, soprattutto nella seconda parte, questo vuol dire che probabilmente è stato sbagliato l'approccio in questa serata? Sì, l'approccio sicuramente, perché comunque ci mancavano 2-3 elementi molto importanti per la nostra rosa. Siamo venuti qua un po' rimaneggiati, poi ci ha dovuto lasciare pure il capitano, quindi è stato l'approccio un po' sbagliato di tutta la squadra.